Salve, bentornati sulle lezioni di cromodinamica quantistica. In questo episodio voglio provare ad affrontare un argomento molto complicato che è di fondamentale importanza però per capire la simmetria della cromodinamica quantistica. La volta precedente abbiamo visto come le proprietà di simmetria appunto della QCD rispetto al gruppo SU3 dessero origine ai vari multipletti adronici, ovvero alla classificazione delle particelle composte da quark. Abbiamo visto che con l'introduzione, con l'assunzione dell'esistenza dei tre quark up-down strange, si potevano costruire multipletti sia di mesoni, quindi particelle costituite da un quark e un antiquark, sia di barioni, particelle costituite da tre quark. E abbiamo visto che nel caso dei mesoni si trovava l'ottetto e nel caso dei barioni si trovava sia l'ottetto che il decupletto. Quella però erano delle deduzioni geniali basate sulla simmetria della teoria rispetto al gruppo SU3 di flavor o sapore. Il sapore è un numero quantico associato al genere di quark che costituiscono appunto gli adroni. Noi avevamo visto tre quark, ed erano i tre quark leggeri, up down strange, da cui seguiva la simmetria rispetto al gruppo SU3. E questa sembrava una simmetria abbastanza ben rispettata, vale a dire che fino a un certo punto nella storia della fisica delle particelle si conoscevano solo particelle costituite appunto da up-down e strange. In verità poi si è scoperto che quella era solo una simmetria approssimata, perché salendo con l'energia si sono scoperte altre famiglie di quark, in particolare il quark charm, poi il bottom e infine il top. Non andrò oltre, ovviamente si potrebbe estendere la simmetria a SU4, SU5, ma non avrebbe grande significato. Invece vedremo che la vera simmetria della teoria della cromodinamica quantistica è la SU3 di colore. Il colore è un altro numero quantico che viene associato alle particelle, ai quark e ai gluoni, ma ha una origine completamente diversa. La volta precedente abbiamo visto che nella composizione dei quark all'interno dei barioni si creavano un ottetto e un decupletto. Ho ricopiato qui il decupletto adronico, degli adroni leggeri, perché avevo sottolineato che c'erano due elementi abbastanza importanti all'interno di questo decupletto. La omega meno, circolata in basso, è stata una previsione del modello a quark, vale a dire che era una particella che mancava per completare appunto questo schema. E poi è stata individuata con grande felicità dei fisici. La delta più più invece era già nota ed è una risonanza, ovvero una particella che esiste per un tempo estremamente breve e si manifesta come un picco nella sezione d'Urto per un determinato valore dell'energia, il che significa che lì avviene un processo nel quale si crea una particella che poi decade immediatamente. Quindi la delta più più era già nota, ma aveva un problema. La delta più più è costituita da tre quark up, con spin ciascuno più un mezzo, quindi proiezione z del proprio spin un mezzo, il che significa che lo spin totale della particella è 3 mezzi. Il fatto che poi i tre quark siano identici rendeva questo stato, quindi la funzione d'onda associata a questo stato, simmetrica rispetto a tutti i numeri quantici, spin, flavor e chi più ne ha più ne metta. Dal momento però che questa è una particella spin semintero, quindi è un fermione, secondo la statistica di Fermi-Dirac, le particelle di spin semintero devono avere funzioni d'onda antisimmetriche, il che sembrava un po' in contrasto con l'osservazione, no? Quindi la delta più più ha fatto un po' grattare il capo ai fisici e si è rimediato a questo problema con l'introduzione appunto del numero quantico di colore. Il colore è una carica, una delle cariche fondamentali della fisica. A differenza però della carica elettrica, il colore assume tre valori, che solitamente si indica con rosso, giallo, blu o RGB. Ovviamente il significato che si dà a queste parole, quindi a ciascuno dei tre stati di colore, non è quello che intendiamo noi comunemente, non è un vero e proprio colore. E l'introduzione quindi di questo nuovo numero quantico permette di costruire una funzione d'onda a tre quark identici, che però hanno diverso numero di colore di modo tale che la funzione d'onda totale è completamente antisimmetrica, quindi la funzione d'onda della delta più più, indicata qui come un ket, quindi un membro destro di un bracket, di una parentesi triangolare, come si usa di solito in meccanica quantistica, si scrive così: 1 su radice 6 è un fattore di normalizzazione
Epsilon in JK è il simbolo completamente antisimmetrico e i tre stati di quark sono 1, 2, 3 per indicare ciascuno dei tre, I è l'indice associato al colore e lo spin in alto è indicato dalla freccia verso l'alto. Con questa combinazione di quark si ottiene una funzione d'onda completamente antisimmetrica. E esplicitamente, quindi esplicitando questo epsilon in JK con ciascuno dei valori per i tre indici si ottiene questa funzione dove ho sostituito RGB, dal momento che i quark sono tutti uguali, lo spin è sempre rivolto verso l'alto, l'unico numero quantico che li contraddistingue è il colore. Quindi abbiamo sei elementi, ciascuno con i numeri quantici di colore invertiti e ogni volta che c'è un'inversione c'è un segno meno. Questo risolveva il problema e guarda caso da origine a una funzione d'onda che era in uno stato di singoletto di colore, cioè corrispondente a un colore totale, se vogliamo chiamarlo così, uguale a zero. Adesso, qui non l'ho scritto, ma ve lo dico e lascerà il tempo che trova, esiste un postulato nella cromodinamica quantistica che si chiama postulato del confinamento e prevede che tutti gli stati di particelle, che quindi si possono osservare, sono singoletti di colore, ovvero devono avere una funzione d'onda che ha colore totale uguale a zero. Il motivo è che i singoli quark e i singoli gluoni possono possedere una carica di colore, ma noi non possiamo osservare i quark isolati e neppure i gluoni, ma possiamo osservare solo gli hadroni che sono stati legati appunto di quark. Per i barioni abbiamo già visto come si fa usando questo sistema. Per i mesoni, che sono formati da coppie QQ bar, cioè quark e antiquark, quindi è una funzione d'onda di questo genere, dobbiamo costruire la funzione d'onda in una maniera un tantino diversa e la maniera, andiamo sinteticamente, di rappresentarla è questa, quindi 1 su radice 3 è il solito fattore di normalizzazione, la somma sugli indici ij associati a ciascuno dei due quark, la delta ij è la delta di Kronecker che è diversa da 0 e vale 1 solo se i è uguale a j, quindi questo pone i uguale a j, e poi QI, Q barra J, e esplicitamente abbiamo una struttura di questo genere, quindi RR barra, GG barra, BB barra. Quindi, come abbiamo visto, l'esigenza di introdurre un numero quantico di colore derivava dalla necessità di giustificare l'esistenza della particella delta più più. Tuttavia, esistono altre evidenze sperimentali dell'esistenza dei colori, e anche delle diverse famiglie di flavor, quindi diverse famiglie di quark all'aumentare dell'energia. Un'evidenza del fatto che i colori sono tre viene dall'osservazione del decadimento del pione neutro, pi 0, che va in 2 gamma. Il pi 0 è uno dei tre componenti della famiglia del tripletto, pi 0, pi più, pi meno, e il pi 0 decade in maniera elettromagnetica in due fotoni. Il processo è schematizzato in questo diagramma dove il pi 0 è rappresentato da due linee che si propagano e corrispondono ai due quark che lo compongono, poi c'è questo triangolo di fermioni che rappresentano un quark se vogliamo, crea un vertice elettromagnetico con un altro quark e questo stesso quark crea un altro vertice con il secondo quark entrante. E il risultato sono due fotoni che escono. In termini di stato di quark, il pi 0 è rappresentato da questa combinazione, quindi 1 su radice 2 u barra meno dd barra, ed è la componente a componente z dell'isospin uguale 0 del tripletto di isospin del pione. La vita media del decadimento, quindi la vita media del pione, è misurata con ottima precisione ed è circa 10 alla meno 16 secondi. Invece la quantità che si può calcolare in teoria è la larghezza di decadimento, che è proporzionale all'inverso della vita media e dalle dimensioni di energia. E questo gamma, che si indica solitamente con gamma, è il gamma di pi 0 che va appunto in due fotoni, ha questa espressione. Le quantità che compaiono in questa formula sono il numero di colori al quadrato, le cariche dei due quark, Q up e Q down, il tutto al quadrato, poi la costante di struttura fine, pi greco,
la massa del pi 0 al cubo e una costante che si indica con f pi, che è la costante di ricadimento del pi meno, che è una quantità nota, sostituendo le vere cariche dei quark, che sono cariche frazionarie, si ottiene questo. Questa formula, che è abbastanza semplice, diciamo, risulta ben, diciamo, risulta in ottimo accordo con i dati sperimentali se NC è esattamente uguale a 3, di modo che questo fattore a moltiplicare è uguale a 1. Quindi questa era una prima evidenza del fatto che il numero di colori è uguale a 3. Un altro processo che è di interesse per la fisica delle particelle è che permette di sondare il numero di colori e anche il numero di quark che si producono nelle interazioni all'aumentare dell'energia nel centro di massa, ovvero l'energia con cui vengono fatte scontrare negli acceleratori le particelle elementari. In particolare consideriamo il processo di annichilazione e più e meno, quindi elettrone e positrone, che va in quark, una coppia QQ barra, che a loro volta poi diventano adroni. Il processo QQ barra che va in Q, o meglio, e più e meno che va in QQ barra, è schematizzato da questo diagramma, e più e meno sono le linee esterne sulla sinistra, poi c'è il fotone e poi i due quark che stanno sulla destra. Il vertice e più e meno ha carica 1, perché gli elettroni hanno carica unitaria, e invece il vertice dei due quark ha la carica che caratterizza i quark, quindi è una carica frazionaria. Un processo del tutto analogo, quindi sempre di tipo elettromagnetico, con cui si può fare il confronto, è il processo di annichilazione e più e meno che va in mu più mu meno. Il muone è il parente pesante dell'elettrone, quindi ha le stesse caratteristiche dell'elettrone, fatta eccezione per la massa, che è circa 200 volte maggiore. Quindi i due processi sono simili, anche per quanto riguarda i diagrammi, la differenza è che i quark portano carica di colore e appunto esistono diverse famiglie di quark e hanno carica frazionaria. Il risultato che si ottiene dal confronto delle sezioni d'Urto di queste reazioni è che si può calcolare questo rapporto, che viene detto rapporto di produzione adronica, appunto confrontando questi due diversi processi, e si ottiene che questo rapporto è uguale al numero di colori per la somma sui flavor delle cariche dei quark al quadrato. La somma sui flavor va effettuata su tutti il numero di quark che possono essere prodotti, cioè quindi compatibilmente con l'energia nel centro di massa. Quindi abbiamo una quantità che contiene contemporaneamente la carica dei quark e il numero di colori. Sperimentalmente si può calcolare questo rapporto al variare dell'energia nel centro di massa. L'energia nel centro di massa si indica spesso con la variabile S, che è una delle variabili di Mandelstam, e corrisponde al quadrato appunto dell'energia nel centro di massa. Si vede che questa quantità vale 2 per valore di radice S inferiore ai 3 Jev. E questo equivale al fatto che nel processo sono coinvolti solo i quark leggeri, up, down e strange. Questo valore poi cresce a 10 terzi in maniera repentina, quindi con un gradino, per radice S compresa tra 4 e 9 Jev, che è compatibile con l'esistenza anche del quark charm, che è un quark pesante che vale circa 1,5 Jev. Il motivo per cui la soglia è superiore a 3 Jev è che perché si crei un quark charm deve crearsi anche la sua antiparticella, quindi una coppia CC barra. Salendo ancora in energia si sale a 11 terzi, quindi per energie comprese tra 10 e 12 Jev, è compatibile con la presenza anche del quark bottom, indicato con B, e il quark bottom infatti pesa circa 5 Jev, in modo che la coppia BB barra fa ammontare la somma totale dell'energia a più di 10 Jev. Quindi queste erano una specie di rassegna delle varie motivazioni che hanno portato i fisici a sostenere che avessero i quark e che il numero di colori fosse uguale a 3.